Ok, ecco, vi suggerisco il tipico test che si può fare per verificare che tutto stia funzionando bene. Impostiamo suono di avviso, diciamo alla commutazione Bluetooth on, Bluetooth off. Ci mettiamo un suono di avviso, per esempio il car lock. Ok, abilitiamo tutto, sia la connessione che la disconnessione. Dopodiché modalità movimento, modalità riconoscimento attività. Con parametri operativi, ora ci mettiamo fermo, still, e si attiverà. Ecco qua, si è attivato, vedete che è comparsa l'icona del Bluetooth, il Bluetooth è diventato blu e quindi adesso è attivo. Se abbiamo messo il timeout a 1 minuto, quindi nel giro di 1 minuto da quando cambierò in on car, dovrà tornare, dovrà rispegnersi. Ok, quindi circa 1 minuto. Attendiamo. Questa prova vi conviene farla per controllare che tutto stia andando come ci si aspetta, in maniera tale da convincersi che sta funzionando, non sta funzionando, non mi si spegne. Beh, se non vi si spegne, controllate se avete ovviamente rimosso. Ecco qua, perfetto, si è disattivato dopo 1 minuto. Molti si lamentano che non si disattiva. Vi prego in tal caso di controllare se avete rimosso la mia app dallo standby. Ecco, tipicamente in questo caso ovviamente ignora ottimizzazioni batteria. Ecco, vedete che BT Carbono gli ho consentito di non essere, diciamo, ucciso dalle varie procedure assassine di risparmio batteria. Ok, va bene, saluti.